Come sei arrivata a questa decisione di prendere l'attaccante e il perché? Allora, di prendere l'attaccante, vabbè, era una cosa che comunque da tempo, una cosa che avevamo in mente da tempo. Dopo diciamo che abbiamo ragionato su diverse soluzioni, poi la scelta è caduta su di lui per alcune motivazioni. La prima è che per caratteristiche tecniche e fisiche è un giocatore che può giocare con qualsiasi altro elemento che abbiamo noi nel reparto avanzato, perciò diciamo che non è un doppione di nessuno, né un sostituto di nessuno, ma un giocatore che ha qualità fisiche e tecniche per abbinarsi con gli altri che sono già in organico. E un'altra cosa che ci ha fatto decidere nei suoi confronti è il fatto che comunque diciamo, è un giocatore, pur avendo una discreta esperienza anche nei professionisti, è un giocatore ancora giovane, perciò diciamo che in linea di massima potrebbe essere. No, no. Potrebbe essere anche un giocatore su cui chiaramente adesso ci conosceremo in questo periodo, potrebbe essere un giocatore anche sul quale fare un progetto, no? Perché comunque la Sanmenatese vuole crescere, lui vuole tornare a giocare nei professionisti, e speriamo magari di poterlo fare insieme. Ascolta, come è avvenuto questa cosa? Cioè, nel senso, quando sono cominciate queste trattative per portarla a San Metto? Come lo avete conosciuto? Quando avete iniziato a parlarci? Insomma, raccontaci un po' l'iter che ha fatto. Sì, ci siamo sentiti la prima volta a fine della scorsa settimana. E niente, avevamo delle referenze su di lui. Tra l'altro, non ultimo, il mister Giannini ne parla in maniera entusiastica. E dopo niente, diciamo che lo scorso fine settimana abbiamo comunque un attimino stretto i tempi, anche perché comunque fino ad oggi c'è stata la concorrenza anche di società anche per dei campionati professionistici. Ci vuoi dire qualche squadra, sai? Ma non lo so, però voglio dire, insomma. Lui era in procinto di firmare per il Lecco qualche giorno fa, perciò insomma, un giocatore comunque che aveva richieste anche dai campionati professionistici. Ha scelto di venire qua con molto entusiasmo e perciò speriamo e siamo convinti che poi questa sua scelta e questo suo entusiasmo in campo possa fare riscontro, insomma, con delle prestazioni all'altezza, insomma, di quelle che sono le sue qualità. Ci tengo a precisare una cosa, che l'acquisizione di un altro attaccante non è una bocciatura per quelli già presenti, anzi credo forse che qualche critica sia stata anche un po' eccessiva. È normale che se gli attaccanti non segnano o non segnano con la frequenza con la quale ci si aspetta, magari gli si possa rivolgere qualche critica, però voglio dire, penso che i nostri due attaccanti, sotto il punto di vista dell'impegno e dell'apporto che hanno dato alla squadra, non hanno mai fatto mancare nulla. Dopo, magari il cacciatore è poco fortunato nelle conclusioni in queste ultime partite, sempre per qualche centimetro non riesce a fare gol. Menichini non riesce a fare gol, però domenica ci ha messo del suo in tutte e due le segnature, perché nella prima ha dato il via a Zazzetta per andare a fare il cross per Bianchi, e nella seconda il difensore per anticiparlo su una palla a colpo sicuro ha fatto autorete. Perciò l'importante è che la squadra vince e che tutti danno il meglio di loro stessi. Adesso abbiamo una freccia in più all'arco, perché il campionato ancora è lungo e difficile, perciò non dobbiamo cullarci su niente. Siamo contenti, però voglio dire, adesso con un giocatore in più sicuramente sappiamo di avere qualcosa in più, però. Ma lui è una prima punta che però si muove, tecnicamente bravo, perciò insomma come qualità fisiche e tecniche può giocare anche con un'altra prima punta. Poi queste sono cose che valuterà Palladini, perché insomma rientrano. Comunque con il suo arrivo, insomma, il mercato è chiuso, comunque Sì, sì, sapete sì. che ancora nel mercato No, giovani no, 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 no,
svincolato, perciò non è poco. Per quanto riguarda anche
un'ottica futura giovane? No, per adesso non credo che ci siano, stiamo seguendo tanti ragazzi, ma in proiezione futura, giovani, 92-93, tesseriamo lui che rientra da Carboni, che rientra dalle Pirienze, che è un 92, stava qui l'anno scorso, perciò lui non è che è un nuovo acquisto per modo di dire, è un figlio prodigo.